Questo è Yoshikazu Suzuki. Perché ve ne voglio parlare? Lo scoprirete a breve. La sua storia è così bizzarra e particolare che quando l'ho scoperta ho subito pensato che valesse la pena raccontarvela. Yoshikazu nacque il 21 agosto 1940 a Tokyo, in Giappone. Della sua infanzia non si sa molto, a parte che la sua era una famiglia con una lunga tradizione di accordatori di pianoforte. Spinto proprio dalla famiglia, decise di frequentare il Kunitachi College of Music di Tokyo e, ottenuto il titolo di studio, trovò lavoro presso la sede locale della Yamaha. Gran parte della sua vita trascorse senza grossi problemi, ma nel 1984, quando aveva 44 anni, decise di lasciare l'impiego e di diventare capo di se stesso, creando la piccola compagnia Music Ensemble, che produceva lezioni audio incise su musicassette per chi voleva imparare a suonare uno strumento o a cantare. Nel tempo divenne anche organizzatore di concerti presso la Hibiya Public Hall. Aveva una particolare fascinazione per i palloncini, sviluppata da piccolo, dopo aver visto il cortometraggio francese Il palloncino rosso, di Albert Lamourisse. Alla fine di questa poetica mini pellicola, la trovate su YouTube se volete con il titolo originale Le Ballon Rouge, il bimbo vola via attaccato a moltissimi palloncini. Vogliate perdonarmi lo spoiler, ma serve per capire il seguito della storia. Dunque, dicevamo, vista la sua piccola ossessione per il film, Yoshikazu ordinava puntualmente una cascata di palloncini rossi che sarebbero caduti sul pubblico alla fine di ogni concerto. Giunti al 1986, era un uomo di successo a capo di un'azienda in espansione. Decise di aprire una scuola di musica, una sala per giocatori di mahjong, un caffè e un ristorante. Purtroppo la crisi finanziaria che colpì il Giappone alla fine degli anni Ottanta lo mise in serie difficoltà economiche. Per tentare di salvare la propria azienda nel 1989, decise di partecipare alla Yokohama Exotic Showcase, l'equivalente di un Expo occidentale. L'intento era far conoscere la propria attività per attrarre nuovi clienti. Gli organizzatori promisero i classici mari e monti, così Yoshikazu pagò una quota di partecipazione di 30 milioni di yen, pari a 300.000 dollari dell'epoca, cifra che comprendeva anche i costi per la costruzione dello stand. L'affluenza di visitatori non fu quella prevista, ma molto inferiore. In più, lo spazio affittato per costruire lo stand si trovava in una posizione sfavorevole, accanto a un parcheggio per gli autobus turistici che però in quei giorni era chiuso. Se fosse stato aperto, i visitatori sarebbero scesi proprio di fronte al suo stand e ci sarebbero state più opportunità di conquistare nuovi clienti. Il 30 luglio, Yoshikazu, uomo da sempre un po' eccentrico, se ne uscì con un'idea bislacca per attirare l'attenzione dei visitatori. Fabbricò un costume della mascotte della fiera, un personaggio chiamato Buruwa-chan, disegnato da quello che viene considerato il padre dei manga, Osamu Tezuka. Cominciò a girare per la fiera, facendosi fotografare e parlando con le persone per far conoscere la propria attività. La strategia non portò il risultato sperato e un frustrato Yoshikazu, sempre indossando il costume, si arrampicò in cima a una struttura di acciaio alta 30 metri e fece sventolare uno striscione sul quale aveva scritto «Aprite l'area del parcheggio per gli autobus turistici!». Chi si accorse di lui chiamò i vigili del fuoco che, utilizzando la scala dell'autopompa, tentarono di farlo scendere. Per nulla intenzionato a obbedire o intimidito, Yoshikazu si esibì in qualche mossa tipica del personaggio che in quel momento incarnava, con gran stupore degli spettatori sottostanti. Alla fine si riuscì a farlo scendere dopo avergli promesso che non sarebbe stato cacciato dalla fiera. Per permettergli di rientrare almeno in parte delle spese sostenute per partecipare alla manifestazione, gli organizzatori gli permisero di concretizzare l'idea per una nuova attrazione che aveva in mente da un po' di tempo. Ricordate la sua ossessione per i palloncini? Ecco, gli venne concesso di costruire una mongolfiera attaccata a una serie di grandi palloncini riempiti di elio. Pagando una certa somma, i visitatori sarebbero stati sollevati a 10 o 20 metri da terra e avrebbero goduto di un'emozionante vista panoramica dell'area. L'idea ebbe successo e mentre ci si avviava alla chiusura della fiera,
Yoshikazu cominciò a dire che l'ultimo giorno avrebbe tagliato gli ormeggi e sarebbe volato via con la sua mongolfiera, cosa che non fece, ma solo perché, citandolo, «non voglio causare problemi a nessuno». Un po' di delusione da parte dei visitatori e un sospiro di sollievo da parte degli organizzatori. Il denaro guadagnato con la mongolfiera non fu sufficiente a rientrare del consistente investimento iniziale, ma solo a instillare una certa idea nella sua mente. Fu il colpo di grazia per i suoi affari e nel corso del 1990 si ritrovò indebitato fino al collo. Si tenne faticosamente a galla grazie al ristorante, ma nel corso dei successivi 2 anni le cose non fecero che peggiorare. L'esperienza con la mongolfiera non aveva mai abbandonato i suoi pensieri. Pensò che se avesse tentato una lunga traversata nei cieli attaccato a dei palloncini, si sarebbe guadagnato l'attenzione dei media e di conseguenza sulla sua attività. L'intento era soprattutto di ottenere l'appoggio economico di alcuni sponsor per poter appianare i debiti. Il 17 aprile 1992 scelse un punto vicino al fiume Tama e posizionò un sedile attaccato a 4 palloni, 2 alti 5 metri e 2 alti 2 metri, tutti riempiti di elio. Ancorati al sedile c'erano una 15 chili di sabbia distribuiti in alcuni sacchetti. Circondato da giornalisti e poliziotti, rilasciava interviste ai primi e ignorava l'ordine di tornare a casa dei secondi. Per evitare di venire arrestato, sulle prime promise di rimanere ancorato a terra, ma poi sciolse gli ormeggi e cominciò a involarsi verso l'alto. Alcuni uomini tra il pubblico si aggrapparono alle funi per trattenerlo e lo pregarono di non farlo. Lui a sua volta strillò loro di lasciare andare le funi e alla fine lo accontentarono. Un elicottero con a bordo dei giornalisti si alzò in volo per seguirlo. Dopo qualche minuto perse 2 sacchetti di sabbia, il che gli fece raggiungere una sbalorditiva altitudine di 5.600 metri invece dei 400 che aveva preventivato nel giro di mezz'ora. Il cameraman a bordo dell'elicottero faticava a metterlo a fuoco. Immaginarono tutti che dovesse fare parecchio freddo a quell'altitudine. A parte i grossi rischi che stava correndo, un altro problema si profilava all'orizzonte. A poca distanza c'era l'aeroporto di Haneda e le probabilità di impattare con un velivolo erano alte. Per scendere a un'altitudine più ragionevole, Yoshikazu usò un accendino che aveva comprato quella mattina per bruciare e quindi spezzare una delle corde collegate a uno dei palloni più grandi. Ottenne il risultato voluto e cominciò a scendere fin troppo velocemente. Continuò a farlo mentre sorvolava i tetti della città. Dopo 1 ora scarsa di volo e a circa 20 chilometri dal punto di partenza, si schiantò sul tetto di un'abitazione danneggiando parte delle tegole e piegando l'antenna TV. Se la cavò con una distorsione al polso sinistro. Molto fortunato, viste le circostanze. Invece di averlo spaventato, l'esperienza lo aveva fatto sentire elettrizzato. Chiese scusa alla polizia e alle autorità per l'allarme provocato e venne lasciato andare senza ulteriori conseguenze. Appena uscito dalla stazione di polizia fu assalito dai giornalisti. «Mi scuso per aver fatto preoccupare tutti quanti», disse con un sorriso e inchinandosi. Si dichiarò molto fortunato e aggiunse che l'accendino che aveva comprato poche ore prima gli aveva salvato la vita. Un giornalista gli chiese se avesse rinunciato al suo progetto di attraversare l'Oceano Pacifico, come aveva raccontato prima dello squinternato volo. «Beh, devo ancora pensarci bene», rispose lui. «Ma oggi, quando mi trovavo a 5.600 metri di altitudine, ho pensato, ce la posso fare!» E con un bel sorriso si accomiatò, lasciando tutti con la netta impressione che le sue strambe e pericolose imprese non fossero finite. Nessuna scusa e nessun risarcimento ai proprietari della casa contro la quale si era schiantato. Tutto sommato, il pubblico era sollevato che non si fosse ferito gravemente o peggio. L'avventura gli valse il soprannome di Balloon Man o Uomo Pallone. Ormai aveva il chiodo fisso di tornare a volare con lo stesso metodo usato la prima volta e tentò ancora e ancora di ripetere l'esperienza, ma senza successo. Giornalisti e curiosi presero le distanze.
Era passato dall'essere un estroso avventuriero che per un giorno aveva spezzato la monotonia della vita cittadina a squilibrato con una malsana fissazione. Fu ospite una volta presso lo studio di una radio locale e affermò di voler volare oltre il Pacifico per aumentare la consapevolezza delle persone circa il grave problema dell'inquinamento. Riuscì in qualche modo a racimolare il denaro per costruire qualcosa di simile alla classica cesta che di solito si usa per le mongolfiere. Misurava 2 metri per 2 metri ed era profonda 1 metro. Fu battezzata Fantasia. Era fatta di legno di cipresso giapponese perché potesse galleggiare nel caso di un atterraggio di fortuna in mezzo all'oceano. Al posto del classico pallone delle mongolfiere standard, gonfio di aria calda e propano, c'erano 6 palloni alti 6 metri e altri 26 palloni che misuravano dai 2 ai 3 metri, pieni di elio. Un Carl Fredricksen ante litteram, per chi avesse visto il film d'animazione Up. Il programma era volare attraverso il Pacifico e atterrare in Nevada, negli Stati Uniti. Il 23 novembre 1992, a 52 anni, Yoshikazu trasportò la cesta di legno e i palloni su una spiaggia isolata sulle sponde del lago Biwa, il più grande del Giappone. Voleva fare qualche prova prima di cominciare il viaggio vero e proprio. Si accorse che alcuni dei palloni avevano delle perdite e li riparò con del semplice nastro adesivo. Aveva chiamato un gruppetto di persone attentamente scelte da lui. Un professore del college dove aveva studiato, 7 studenti del medesimo istituto, alcuni fan che ammiravano la sua eccentricità e un paio di giornalisti. Il Ministero dei Trasporti non gli aveva dato il permesso di volare oltre l'oceano, solo di condurre dei semplici test a non più di 300 metri da terra, tenendosi ben ancorato con le funi. Come riuscì a ottenere tale permesso dopo la prima bravata rimane un mistero. Determinato a realizzare il suo progetto, a dispetto di ministeri e divieti vari, Yoshikazu si era preparato a dovere. Aveva con sé tutto l'occorrente per un lungo viaggio, cibo per 1 settimana, bevande, un cellulare, un apparecchio per trasmettere un segnale di SOS, un paracadute, vestiti e strumenti per orientarsi. Aveva pensato anche a far trasferire la sua famiglia in un albergo, poiché i giornalisti sapevano dove abitava. Disse a moglie e figli di rimanere lì fino al 3 dicembre e chiese che tipo di souvenir desideravano che comprasse negli Stati Uniti. Dopo aver effettuato qualche prova, sciolse gli ormeggi e diede inizio alla sua avventura. Erano da poco passate le 4 del pomeriggio. Un giornalista lo chiamò dopo qualche minuto e Yoshikazu si lamentò di una piccola perdita di elio, ma non sembrava eccessivamente preoccupato. Disse che avrebbe continuato a spostarsi verso nord-est. Ogni ora chiamava i familiari per rassicurarli e commentare ciò che sentiva e vedeva. Disse di essere deluso di non aver ancora raggiunto l'altitudine prevista per via dei palloni che non funzionavano a dovere. Li chiamò quando raggiunse l'oceano e disse che stava fumando 1 sigaretta. Poi mantenne il silenzio per tutta la notte e alle 6 del mattino successivo chiamò la moglie ed esclamò: «L'alba è meravigliosa! È bellissima!» Poi aggiunse: «Andrò lontano solo per quanto mi è possibile, perciò non preoccuparti». Quella fu l'ultima volta che chiamò la moglie e da quel momento non rispose più al cellulare. Quella sera, 24 novembre, la guardia costiera giapponese captò il segnale di SOS da lui lanciato e spedì in ricognizione un Falcon 900. Lo intercettarono a circa 800 km a est dell'isola di Kinkasan. Si sbracciò per far capire al Falcon che doveva andarsene e per comunicare alla guardia costiera che, dopo tutto, non aveva bisogno di aiuto. Spense il segnale di SOS. Si trovava a un'altitudine di 2.500 metri che aumentò fino a 4.000 metri quando gettò fuori bordo gran parte delle cose che si era portato dietro. L'aereo gli girò attorno per 3 ore, ma l'uomo continuò a fare gesti fin troppo eloquenti sul fatto che voleva essere lasciato in pace. Dopo che i piloti ebbero riferito che alcuni dei palloni avevano un aspetto un po' cascante e incurvato, come se avessero perso una discreta quantità di elio, il Falcon venne richiamato alla base e la guardia costiera si tenne pronta a intervenire nuovamente.
ma nessun segnale di SOS fu più lanciato da Yoshikazu e non si registrarono altri avvistamenti. Il 12 dicembre la famiglia chiese alle autorità di estendere le ricerche ad altri paesi come la Russia, il Canada e gli Stati Uniti, cosa che venne prontamente fatta chiedendo l'aiuto dei rispettivi governi. Nonostante l'impegno di molte squadre di ricerca, nessuno trovò niente. Nessun pezzo della cesta o tracce dei palloni, nessun oggetto sospinto su qualche spiaggia come spesso accade per i naufragi, nessun corpo. A tutt'oggi non si conosce il punto preciso dove evidentemente è caduto in mare, né cosa sia successo esattamente per arrivare a quel triste finale. O meglio, forse lo sappiamo, quel genere di palloni tendono a perdere il 10% di elio ogni giorno che passa. Non essendo fatti per tenere in aria una cesta di legno con relativo occupante e aggiungendo il fatto che presentavano delle perdite fin dall'inizio, si può concludere che Yoshikazu non era destinato ad allontanarsi molto dal Giappone. Per sfruttare la corrente a getto, ovvero un veloce flusso d'aria presente nell'atmosfera terrestre che permette agli aerei di raggiungere notevoli velocità e percorrere grandi distanze in tempi brevi, avrebbe dovuto salire almeno fino a 10.000 metri d'altitudine, mentre quando il Falcon 900 lo teneva sotto controllo si trovava ad appena 4.000 metri. In pratica non ce l'avrebbe mai fatta ad arrivare in America. Il giornalista Yoshitomo Aoki ipotizzò un atterraggio di fortuna sulla penisola di Kamchatka in Russia. Dopo essere stato intercettato dalla guardia costiera, doveva essere rimasto in volo per altre 24 o 28 ore, visto che i palloni che lo tenevano in aria non erano più in perfette condizioni, anzi. Squadre di ricerca russe furono mandate sul posto, ma non trovarono nulla. Il sospetto delle autorità giapponesi fu però che nessuna ricerca fosse stata portata avanti. Un oceanografo dell'Università di Scienza e Tecnologia Marina di Tokyo ipotizzò che potesse essere finito in mare poco lontano dal punto in cui era stato avvistato l'ultima volta e che, seguendo la corrente, pezzi della cesta o dei palloni, o addirittura lui stesso, potessero essere finiti da qualche parte nell'area dell'arcipelago delle isole Aleutine, appartenenti all'Alaska. Forse aveva intercettato altre correnti marine che lo avevano portato indietro verso il nord del Giappone. I familiari, sempre speranzosi, si dicevano sicuri che fosse finito su qualche isola disabitata e che prima o poi sarebbe stato trovato. Molte persone insinuarono che avesse approfittato del fatto di essere stato dato per disperso per atterrare in segreto da qualche parte in Giappone e ricominciare una nuova vita. Non dimentichiamo che in quel momento era ancora pieno di debiti che non riusciva a saldare, non solo per via della situazione economica del paese, ma anche per i suoi comportamenti molto bizzarri degli ultimi anni. Da tempo in Giappone c'è effettivamente il problema delle persone che scompaiono da un giorno all'altro per sfuggire ai problemi finanziari o a un matrimonio infelice. Vengono chiamate persone evaporate. Yoshikazu non sembrava il tipo d'uomo che potesse abbandonare moglie e figli che amava moltissimo senza dare più notizie di sé, lasciandoli non solo in un limbo di angoscia, ma anche in un mare di guai per via dei debiti. Sta di fatto che di lui non si seppe più nulla. Sembra che prima di partire avesse stipulato una consistente assicurazione sulla vita che comunque non avrebbe risolto del tutto una situazione finanziaria molto critica. Non c'è alcuna certezza che ciò sia vero, perciò è più logico immaginare che la famiglia dovette far fronte ai creditori che continuarono a bussare alla porta per anni, appianando il debito un po' alla volta, tra mille sacrifici. Con grande sconcerto della moglie, per 3 anni dopo la scomparsa, continuarono ad arrivare delle strane telefonate sempre nelle prime ore del mattino. Nessuno parlava dall'altra parte, solo silenzio. Considerato che dette telefonate si protrassero per ben 3 anni, come abbiamo detto, è comprensibile che la povera donna finì col pensare che l'autore fosse il marito, vinto dalla nostalgia e desideroso di sentire la sua voce. Ovviamente non possiamo sapere se fosse davvero lui a chiamare o qualche psicolabile ossessionato dal caso che voleva spaventarla o illuderla. Nel 2001 Yoshikazu venne dichiarato legalmente morto.
Per l'occasione, la moglie scrisse un libro sulla sua vita intitolato The Balloon Man Tuning, traducibile in L'accordatura dell'uomo dei palloni, a ricordo del suo mestiere di accordatore e delle sue balzane avventure nei cieli. La donna si risposò nel 2016 e morì l'anno seguente a causa di un tumore. Storia singolare che spero abbiate gradito. Non c'è molto spazio per l'immaginazione o le supposizioni. La soluzione che sembra più corretta è, ahimè, la più triste. Yoshikazu finì probabilmente nell'oceano e annegò nell'area tra l'ultimo punto di avvistamento e la penisola russa di Kamchatka. Quello che resta un mistero imperscrutabile è cosa lo avesse realmente portato a sviluppare un sogno così particolare come quello di attraversare l'oceano grazie a palloni pieni d'elio. Guardando la cosa da una prospettiva poco romantica, si ha la sensazione di trovarsi davanti a un uomo che aveva perso il senno a causa dell'enorme stress dovuto al fallimento del suo piccolo impero costruito con tanta fatica. L'azienda principale sull'orlo del fallimento e le altre attività parallele che seguivano a ruota. Nel caos mentale doveva aver fatto capolino il ricordo di quel cortometraggio francese che tanto lo aveva colpito da piccolo. Un ricordo felice, una sorta di anestetico contro il dolore esistenziale. O forse non era affatto uscito di senno e aveva escogitato un modo per andarsene realizzando un'idea incredibile, rischiosa ma eccitante. Un modo per provare a se stesso che era ancora capace di fare grandi cose. È scomparso lì, nel punto in cui cielo e mare si congiungono, dove l'azzurro e il blu cobalto si fondono. E chissà, magari aveva ancora quel suo particolare sorriso sulle labbra.